Gesù, questa non è una cazzo. Loser, ci sei? Sì, Dick. Ehi, come andiamo? Braccio? Come ho detto, mi riprenderò. D'accordo. Ho ancora intenzione di raggiungere il presidio della Nero per recuperare bende, pomate o quello che... Sì, come vuoi. Io esco. Controllo che la montagna sia tranquilla. Loser, no! No, hai ustioni di terzo grado. Resta lì, riposati, ok? Io rientrerò appena possibile. Sai, pensavo... Sai, pensavo... Non so, potrebbe essere qualcosa contro il dolore. Sì, 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 certo, magari vedo cosa riesco a trovare. Bingo, ho trovato. Mi serve carburante. Mi serviva proprio. Piena. Così dovrebbe andare. Yeah. Avanti, stronzetto, mettiti in moto. Sì. Bende sterili, dove terranno le scorte? Bende sterili, bene, come da ordini del medico. Ora non mi resta che tornare da Buso. E questo cos'è? Sembra una tecnologia Nero. Una specie di iniettore. Speriamo bene. Perché no? L'unità è pronta all'evacuazione.
L'hanno appena comunicato, il nostro lavoro qui è... Si può fermare, i punti di controllo non servono. Ci ritiriamo! Ok, arrivo! No! Avresti dovuto svignartela con i tuoi amichetti. Benvenuto nel mio mondo, pezzo di merda. User, mi senti? User, dannazione, rispondi! Non risponde, dove si sarà cacciato? Buongiorno, sono Goku. Quando arrivi alla torre, il collegamento radio è stato interrotto. Ti pagherò se non mi arrivi. Questi tizi li conosci, perché sabotare Radio Free Oregon sembra un attacco personale. Ovvio che è personale. Vivevano nel mio campo, ma erano contrari alle regole che vietano di rubare, stuprare e uccidere. Beh, magari sono come me e stanchi di ascoltare i tuoi deliri da combattista. Saint John, chiude. Un'altra cosa. Prima di andarsene, sembra abbiano rubato alcuni fucili automatici e appunto. Guardati le spalle. Gesù, grazie per la dritta. Faccio il possibile. Chiudo. Faccio il possibile, stronzo. Perfetto. Ehi, Boozer, ho trovato qualcosa per il braccio. Boozer? Oh, merda. Boozer! Ehi! Ehi! Merda. Oh, merda, Dick! Potuto staccarti la testa. Senti, fammi vedere il braccio, ok? No, no, sto bene. Fammi dare un'occhiata. Ehi, ti ho detto di no! Cazzo. Ok, Dick. Grazie, amico. Senti, mi rimetterò, ok? Andrà tutto bene.
qualcosa. Che hai trovato? Qualcosa non torna. È qualcosa. È tutto visto tranquillo. Qualcuno? Perché non taci? Chi è stato? Cos'è stato? Ha rubato in niente! È solo un coglione! Perfetto. Che cos'è? Servono più a me. Almeno non sentiremo più quelle stronzate. Aspetta. Ma che hai fatto? Hai sparato al generatore e tagliato il collegamento radio. C'è qualcuno? Qualcuno lì. Arrivano!
Oh, di forza! Fermerai. Fuoco, fuoco! Sta giù! L'ho ucciso! Devo ricaricare. Sado! Mi ritiro! Sono ferita! Merda! Becca il bastardo! L'ha ucciso! Ormai sei mio, stupido randagio. Tu. Diavolo dici, Cop almeno una ventina di uomini armati fino ai denti e non ce n'è uno che non ti... Arrivano! Dio! Mi ha sparato! Al riparo! Sparagli! Devo indietreggiare! No! Forza, entra! Restano poche munizioni. Già come usarti. Ecco. L'ho ucciso! L'hanno colpita! Avanti, continua a correre. Ripieghiamo!
indietreggiare. Questo è un diavolo. Quanta gente hai fatto incazzare? Ok, questo deve essere il generatore, ma è stato fatto a pezzi. Ok, dovremmo esserci sistemato. Gettala! Se fosse carico sarei già morto stecchito, dico bene. Per favore, no. Io non sparo alle donne se posso evitarlo. Ed ora posso evitarlo? Non ho niente. Non so dove andare. Cristo santo. Allora, vediamo se c'è anche un bunker sotterraneo qui vicino. La porta, ok, ci sono. Questa sarà utile. Una mappa piena di appunti, ottimo. Tanto allora non servirà più. Dick, ci sei? Forse non è niente, ma ho sentito dei rombi di motore provenire dalla montagna. Ho appena liberato la torre radio per Copland. Mi arrampico in cima, magari vedo qualcosa da lì. Stai bene? Sembri diverso dal solito. No, non è niente, solo mi sono lasciato sorprendere da una randagia. Per fortuna aveva esaurito le munizioni. L'hai lasciata andare, vero? Ok. Cazzo. Sì, l'ho lasciata andare. Buongiorno, Dick. Il tuo codice d'onore ti farà ammazzare. Beh, di qualcosa si deve morire, no? Importa cosa? Dì, conchiudo. Gesù, che scalata. Allora, vediamo che accidenti ha sentito Boozer. È vero, c'è qualcuno sulla montagna. Vedo il fumo del loro falò. Merda, non mi sbagliavo. Dove sono, di preciso? Vado a cercarli. No, cazzo, Boozer. Tu devi guarire al braccio, così potremo andarcene da qui. Penso io a loro. Ma il diavolo, è solo che... stare chiuso qui inizia a darmi alla testa, Dick. Tu vedi solo di restare sveglio, nel caso arrivino lì. Chiudo. Ci siamo quasi. Su, avanti. Non manca molto. Oh, sto morendo. Dani. Campo di Copland, qui St. John. Ho finito. La torre è sicura e il collegamento radio è ripristinato. Ricevuto. Potrai non apprezzarla, St. John, ma Radio Free Oregon è l'ultimo baluardo tra noi e
fragilità della pietra. No, l'ultimo baluardo che ci separa dall'età della pietra sono 9 pasti completi. Prova a digiunare per 3 giorni. Nessuno è patriota a stomaco. Bella, amico mio. Spero vivamente che tu abbia tutto. Copland, chiudo. Radio Friore. Gesù, cosa ho fatto? User, sei sveglio? Sto andando al campo che hai visto a nord della montagna. Sai dove stai andando? Lo scoprirò quando arrivo. Deacon, chiudo. User, avevi ragione. Si sono nascosti con quei binari. Ammazzali tutti, quei bastardi. Sì, l'idea era quella. Passo e chiudo. Puzza di bruciato. Devo nascondermi. Arrivato! Figlio di un cane. Posso usarla di nuovo? Eccoti qui. C'è... Mi ha preso! L'ha colpito!
sono a secco. Questo era l'ultimo. State lontani da Monte Oliri, Cristo. Boozer, ho finito. Quei predoni non uccideranno più nessuno a Monte Oliri. Ok. Dick, vorrei essere lì per aiutarti. Tranquillo, Boozer, riposati. Partiremo verso nord appena il tuo braccio sarà a posto. D'accordo? Sì, sì, ho capito. A dopo. Stai uscendo? Sì, pensavo di andare al cimitero per vedere se riesco a trovare la rifurtiva di Leon. Scusa, come? Riposati, Boozer. Andremo a nord appena potrai risalire in sella. A nord? Certo. Stanco dei randagi che invadono il mio campo e ammazzano la gente come bestie. Che succede, Colt? È venuto un uomo, drogato marcio. Ci ha sparato addosso e poi se l'è filato. Manny dice che viaggia su una moto col serbatoio rosso e ha un casco da motocross d'argento. Ok, se parto ora dovrei riuscire a raggiungerlo. Lo voglio vivo, Dick. Vivo? Vivo. E dopo averlo catturato, chiamami via radio. Voglio recuperarlo e impiccarlo a quel ramo. È ora di insegnare agli stronzi randagi che esiste una legge nel nostro campo. Senza offesa, naturalmente. Figurati, lo troverò. Ehi, Dick, ci sei? Stavo pensando di tornare a quel campo di tagliare legno e distruggere i nidi. Ci sono troppi furiosi. Boozer, no! No, rischi di farti ammazzare, fratello. Aspetta almeno di tornare in forma. E comunque sono già in zona. Penso io a finire, d'accordo? Sì, va bene. Grazie. Dick, aspetta, la notte ci saranno meno furiosi. Oppure elimina le finché giorno, saranno più numerosi, ma anche. I got it.
cosa in pace. Ora non ti avranno. Qui. Dove hai nascosto il malloppo, Leon? Interessante. Che abbiamo qui? Forse in una di queste. Ci sono. Ora devo solo decidere a chi consegnarli. Boozer! Boozer, mi senti? Da non crederci, ho appena visto un cazzo di elicottero! Un elicottero? Stai scherzando? Un elicottero della Nero! Mi è appena passato sopra, ignorandomi del tutto! Dopo tutto questo tempo, salta fuori un elicottero dei federali da nulla! Voglio seguirlo e soprattutto capire cosa diavolo stanno facendo! Hey, Dick! Stai attento. Non avvicinarti troppo finché non avrai scoperto cosa hanno in mente. E non fare cazzate! Certo che no, non correrò a rischi! Aspetta, stanno rallentando! A quanto pare si fermano! Sì,
arrivare da breve. Comincia a piovere. E la pioggia attira i fulmini. Yeah. Allarme sul perimetro. Spero di non ammalarmi. Non posso perdere i miei crediti. Nota operativa 2000. Dopo aver seguito un esteso gruppo in movimento, dimensioni tra 5 e 600 unità, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella... Ehi, Doc, c'è il 123 in programma per domani. Tocca a noi. No, a O'Brien. Ok. Cazzo, dove ero rimasta? Sì, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella grotta di High Desert, ora designata come sito 15. Le tracce sulla vegetazione e la presenza di impronte e di foto allegate indicano che il sito è stato occupato per qualche tempo. Deve essere un posticino confortevole. Secondo il sensore di movimento installato dal tenente O'Brien, questa mattina sono entrati nella caverna 447 soggetti. Suggerisco di inviare una squadra dopo le 19.00 per valutare le condizioni all'interno della caverna. Nota per il dottor Anderson, la tua teoria secondo cui i soggetti sviluppano un primitivo stadio di comportamento notturno appare sempre più fondata. Fine del rapporto. Non vuole entrare. L'hai detto, bravo. Non hai sentito? Più di 400 soggetti. E non sono i classici curiosi a cui siamo abituati. Sono allo stadio 3. Allora che dormono tutti come bambini. E comunque chiedevo per lei. Io lì non ci metto piede. Questi soggetti non dormono, sono in ibernazione. Hai mai svegliato un orso in letargo? No. Hai mai svegliato un furioso ibernato? In realtà sì. Era uno dei superstiti alla miniera di White King. Dio santo. Uno ha scuoiato un mio amico sbucciandolo come una banana. Queste tute proteggono da molti pericoli, ma non da loro. Per la miseria, caporale. Gesù, io... mi dispiace. Quella missione era una tragedia annunciata. E infatti, per questo è meglio restare fuori. Se bloccassi l'entrata della grotta, crede che potremmo almeno ridurli di numero? Non so, caporale. Ci sono diversi tunnel nei paraggi. Andiamocene da qui. Sigillate le caverne, certo, come se a qualcuno fregasse. Tra i cespugli è un buon nascondiglio. E comunque, perché siamo venuti qui? La benzina non è un problema, ho controllato. E comunque, cosa puoi passare? Seguiamo gli ordini, ti basta? Boozer, sei lì? Boozer, rispondi! Ehi, hey, Dick, dimmi. Quando lasciamo Ferro, ricordi il tizio della Nero, il militare, quello che era, che prese Sara con sé? Aspetta, che stai... Aveva un tesserino, come si chiamava? Oh, oddio. O'Brien, non hai fatto che parlarne per tutto il tragitto fino al Three Finger Jack. Ok, è ancora vivo, Boozer. È vivo. Hai visto in che stato era ridotto il campo? No, quello lo so, ma ho sentito. Ok, ascolta, sono stato alla zona d'atterraggio. Aspetta, aspetta. Alla zona d'atterraggio? Ma che... Lasciami finire, ho sentito che parlavano alla radio. Parlavano di un tale di nome O'Brien. Nick, non... Tranquillo, tranquillo. Comunque, ora riposati. Lincoln, chiudo. Boozer, ci sei? Sì, Dick. Lo so. Vado. Grazie, fratello.
sei? Per ammazzare il tempo, ho costruito qualcosa per te. No, Boozer grande, sì, non chiedevo di meglio. Passo e chiudo. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Qualcuno ricorda ancora i vecchi bassi fondi? I poveri ammassati in strada, costretti a vivere in scatoloni perché non potevano permettersi il sogno americano. Molti di loro avevano combattuto nel nostro paese, ma una volta esaurito il compito erano stati scaricati dai federali. DPTS non sta per disturbo post-traumatico da stress. Sta per disprezza, prosciuga e tradisci i soldati. Ma poco importa, perché ormai siamo tutti senza tetto, immersi nella natura come i nostri antenati. Ci credevano incapaci di vivere senza servizi e sussidi, ma stiamo dimostrando che si sbaglia. Abbiamo bisogno solo di volontà, determinazione e fiducia reciproca. Qualità, ah, merda, proprio! I federali hanno sempre cercato di soffocare. Volete anche voi la nostra fiducia? Beh, dovete guadagnarvela. Qui manca Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. No, fantastico, davvero. Radio Free Oregon trasmette di nuovo. Bastardo, cosa speravo? Boozer, sei lì? Boozer, rispondi! Ehi, Dick, dimmi. Quando lasciamo fermo, ricordi il tizio della Nero, il militare, quello che era, che prese... Sarà con sé. Aspetta, che stai? Aveva un tesserino. Come si chiamava? Oh, O'Brien, non hai fatto che parlarne per tutto il tragitto fino al Three Finger Jack. Ok, è ancora vivo, Boozer. È vivo. Ma che stai dicendo? Eravamo lì, hai visto in che stato era ridotto il campo. No, quello lo so, ma ho sentito. Ok, ascolta, sono stato alla zona d'atterraggio. Aspetta, aspetta. Alla zona d'atterraggio? Lasciami finire, ho sentito che parlavano alla radio. Parlavano di un tale di nome O'Brien. Dick, non... Tranquillo, Boozer, tranquillo. Comunque, ora riposati. Dico, chiudo. La fossa comune. Continuo a dimenticare che è così vicino al Monte O'Leary. So perché. Boozer, ci sei? Sì, Dick. Di sotto. Non male, sì. Grazie, fratello. Lei l'avrebbe fatto per noi. Sì, sono sicuro. Grande, sì, non chiedevo di meglio. Passo e chiudo. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Qualcuno ricorda ancora i vecchi bassi fondi? I poveri ammassati in strada, costretti a vivere in scatoloni perché non potevano permettersi un sogno americano.
Molti di loro avevano combattuto per il nostro paese, ma una volta esaurito il compito erano stati scaricati dai federali. DPTS non sta per disturbo post-traumatico da stress. Sta per disprezza, prosciuga e tradisci i soldati. Bene. Ma poco importa, perché ormai siamo tutti senza tetto, immersi nella natura come i nostri antenati. Ci credevano incapaci di vivere senza servizi e sussidi.